Ciao ragazzi, bentornati su Crimax. Allora, anche oggi chiusi in casa ovviamente, effetto quarantena, eccolo qua. Taglierino alla mano e andiamo a spacchettare questi due pacchi. Allora, nulla di speciale o eclatante, il primo pacco qua in alto è un qualcosa che volevo acquistare l'anno scorso anche, perché comunque in base a quelle che sono state le sessioni mie di Christian, sono sicuro che quest'anno ci verrà comodo, anche perché per quei progetti che abbiamo ci servirà sicuramente. Nel secondo pacco invece due articoli che andranno a legare col primo, diciamo, e 3-4 cavolatine che ho voluto prendermi per rifocillare un attimo la mia attrezzatura. Nulla di speciale, però questo qua ve lo voglio far vedere. Bene, siamo pronti ragazzi, il taglierino c'è, direi che è ora di partire. Allora ragazzi, prima di partire col pezzo forte, andiamo a vedere che cosa c'è in questo. Allora, portiamolo giù, facciamoci spazio. Beh, ripeto, non vi aspettate chissà che cosa, perché cara carta qua. Allora, il secondo, qualcuno di voi ha già capito cos'è, ma prima di tutto, allora, wow, allora, micro pellet Grand Prix, questo qua l'ho comprato perché per fare le bombette in PVA avevo voglia di avere anche un micro pellet, e questo è veramente micro ragazzi, non so se si riesce a vedere, penso di sì, forse no, vediamo se riesco così, guardate, micro pellet, e mi serviva perché non l'ho mai avuto, adesso ho pellet dappertutto ma non importa. Dopodiché, allora, niente, avevo finito sostanzialmente il mais, quello finto, quindi ho ripreso sia il giallo che il bianco, anzi adesso vado nella mia scatola dove tengo tutte le esche fake e vado a rifocillarmi un attimo, perché non ho voglia di tenere buste, bustine sparse in mezzo alla borsa, quindi questa è la mia scatola magica e andrò a metterli qua dentro senza troppi indugi. Mamma mia, le odio ste confezioni, veramente le odio. Allora, vediamo di far veloce. Allora, mais bianco, questo qua. Questo è quello grande, maise, pop-up della corda. Vabbè, il gusto non mi interessa sinceramente più di tanto. Comunque, per chi è esperto di questi, gusto banoffe. Allora, mais bianco lo mettiamo da questa parte, sperando che ci stia tutto. Direi di sì. E invece qua abbiamo quello giallo. Questo qua. Sì, c'è il prezzo. Caffone che sono, vabbè, 3,80€, tanto i prezzi sono quelli. Ok, ovviamente per chi non l'ha mai presi vengono messi dentro anche gli stopperini, e questo è il mais giallo. Ok, perfetto, qua metti i suoi stopperini, questo via. E direi che ci siamo. Poi avevo finito anche queste, stavolta tolgo il prezzo perché sennò non si vede neanche, avevo finito anche queste, ovvero le bait screw che mi servono per fare i rig pop up, quindi andiamo a metterle subito via. Vi ricordate le micro cassettine della corda che vi avevamo fatto vedere?
Io mi trovo veramente, veramente bene perché ho tutto sotto controllo. Cioè, anche in questi giorni che ho fatto, penso, un centinaio di rig, ma no, per scherzo, cioè, avere tutto sotto controllo, il base crew so dov'è, il kickers so dov'è, cioè, lavori molto meglio. Prima avevo 7000 bustine, non ci capivo niente e era quasi un peso fare rig, veramente. Adesso invece è tutta un'altra storia. Bene, ultimo pezzo che si aggiunge alla collezione. Abbiamo, aspettate che tolgo il prezzo anche qua perché non mi piace proprio. Abbiamo il PVA, ovvero la retina. Allora, io ho già quello di corda e quello di Carp Spirit. Stavolta, visto che mi stava finendo, ho deciso di prendere anche quello di Nash. Ho preso la maglia quella da 37 mm, quindi 3,7 cm di larghezza, e microfori, praticamente penso uno dei più piccoli in teoria, 0,2. Ebbene, quest'anno andiamo giù di stick mix pesanti. Ok, qua ci sono tutte le istruzioni, ma amen. Eccola qua, ragazzi. Nulla che non abbiate già mai visto. Ok, poi ultimi due pezzi che, come vi dicevo, serviranno insieme all'altro pacco che dobbiamo ancora aprire. Sono semplicemente due vasi. Eccoli qua. Allora, poi vi spiegherò anche una cosa, perché come potete vedere questi qua sono della Shimano Tribal e non ho preso quelli dell'altro modello che serviranno per andare a finire il tutto con l'altro pacco. Non ho preso della stessa marca di quel prodotto perché costano di più e sinceramente devono tenere quello che devono tenere dentro, quindi non mi interessava spendere quei 10-15 euro in più, adesso non mi ricordo, per due secchi marchiati di un altro nome. Vanno bene, non me ne frega di fare le varie accoppiate, non sono lì uno fissato, quindi direi che ho fatto un'ottima scelta. Belli anche mimetici così, sono veramente belli. Ok, due secondi che riorganizzo e andiamo a vedere il prossimo pacco. Bene, ragazzi, siamo giunti quasi alla fine del video, anche se in realtà manca ancora un po' perché ve lo voglio far vedere montato, quindi andiamo ad aprirlo. Intanto ci siamo quasi. Ovviamente trabucco, se avete intuito, non c'entra un cazzo. Ve lo lascio un attimo così. Oh, olè! Eccolo qua, arrivato a casa Creemax. Spomb, ovvero il Double Bucket Stand Kit. Quell'accessorio, vediamo se riesco a fare vedere un po' così le immagini, ma c'è poca luce. L'accessorio con cui andrò a spombare come se non ci fosse un domani quest'anno, tramite appunto questi secchi dove metterò il mais. Adesso io ve lo voglio anche montare per farvi capire come funziona. Quindi, bando alle ciance, ve lo monto e ve lo spiego. Ok, ragazzi, ci siamo. Allora, andiamo ad aprire il pacco. Se non sbaglio dovrebbe contenere anche una sacca di trasporto, quindi ci renderà molto più facile il trasporto. E infatti è così. Eccola qua. Ah, però. Allora, andiamo ad aprirlo subito. Vedo già una bella maniglia di trasporto, quindi non male. E questa è la valigetta. Allora, ah, ho capito adesso. Abbiamo una parte con i picchetti e una parte con la struttura, quindi appoggerò per terra. Allora,
Picchetti che si incastrano velocemente da soli. Adesso prendiamo quello per sorreggere i nostri secchi e come vedete c'è la pratica apertura per poi andare a inserire i nostri pali e fissarli. Hop. Veloce anche, veloce, praticità. Ah sì sì, questo lo useremo e anche tanto, ma soprattutto anche quando sarò da solo. Dicevo, mi si è spenta la videocamera, e che lo userò parecchio, soprattutto quando anche da solo andrò magari qualche mezza giornata ai laghi Cesena, dove comunque mi porto sempre un po' da pasturare con lo sfondo. Poi andiamo a mettere il portacanna, anzi il sorreggicanna, anche questo nello stesso modo, e questa sarà la nostra postazione. Mi tolgo un attimo che così la vedete meglio. Quindi andremo a mettere i nostri secchi. Allora, come vi dicevo, potevo prendere anche di altri marchi, però sinceramente per quello che devono fare, aver speso qualche euro in meno mi ha fatto prendere altre robe. Ovviamente lo utilizzerò in questa posizione, quindi davanti a me ho lo specchio d'acqua, canna qui, appoggio, riempio lo sponge, lascio e pronti via di tiro. Non vedo l'ora di usarlo, ragazzi. Non vedo l'ora di usarlo perché l'anno scorso comunque abbiamo fatto le nostre sudate quando era ora di spombare. Quindi chinati sempre con la schiena che poi dopo un po' ti faceva male. Non siamo più giovani comunque. Altra cosa che vi ho anticipato prima. Mentre lo stavo comprando mi sono accorto anche che poteva avere un altro tipo di utilizzo, che non dico rende più facile la pescata, però a me sinceramente le renderà più facile sicuramente. Vi spiego perché. Ogni volta che devo andare a fare un sacchettino in PVA, che cosa faccio? Prendo la canna, a volte la metto sulla macchina che mi lascia graffi che non vi dico, il primo anello da 50, oppure se non ho la macchina vicino l'appoggio per terra. Quindi c'è anche il rischio che io le spacchi le canne sbadatamente. E mi è venuto in mente che, avete visto quanto ci ho messo a montarlo? Un minuto, due minuti, tre minuti? Bene, li perderò volentieri, perché io qua dentro, quando dovrò fare una sessione di pesca anche veloce di 3-4 ore, le solite serale con Christian, invece che portare il mais, che non pasturiamo con lo sponde col mais sul fiume ovviamente, prenderò, riempirò di pellet un secchio, dall'altra parte ci metterò le mie retine in PVA o i sacchettini in PVA, e quando è ora di cambiare l'innesco e rifare il sacchettino, invece che stare ogni volta per terra con le ginocchia che incontrano sassi di ogni tipo, oppure nel fango roba, io avrò la mia postazione qui alta, canna finalmente non per terra o appoggiata sulla macchina, che si può rompere sia la canna se cade il cimino e rovinare anche la macchina. A questo punto avrò la mia canna qui, la montatura ce l'ho qui, qua sarà pieno di pellet e mi faccio i miei sacchettini tranquillamente. Ripeto, non l'ho comprato per questo utilizzo, mi è venuto in mente poi riflettendo mentre facevo il tasto acquista, mentre lo schiacciavo, ho detto cavolo, mi servirà anche per questo motivo. Però il motivo vero, reale, è quello che quest'anno io e Christian abbiamo deciso di replicare quello che è stato un po' lo scorso anno, ovvero usare mais sia per pasturare sia durante la pescata, quindi averlo sempre a portata di mano, sia come innesco appunto, sia come pasturazione, e ci renderà la vita molto più facile. Christian non lo sapeva di questo unboxing, è una sorpresa che faccio anche a lui. E basta, quindi questo è quello che ho voluto acquistare. Spero che possa essere utile veramente come io penso, e
Se avete avuto modo anche voi di provarlo, non vi è piaciuto, vi siete trovati benissimo, siete amanti di queste cose, scrivete sempre nei commenti. Vi ricordo, Creamax _ Carfishing su Instagram, Creamax Carfishing su Facebook, il canale YouTube ci state guardando, quindi basta solo iscriversi e attivare la campanella con le notifiche, la mail creamax2018@gmail.com. Io spero che il video vi sia piaciuto, purtroppo essendo in casa ragazzi fare video diventa difficile, con la scusa di questo ordine non ho perso tempo e ho fatto l'unboxing. E basta, spero di avervi tenuto compagnia per questi 15-20 minuti. Se avete qualcosa da dirmi, scrivetelo nei commenti o sui social. Ciao ragazzi, a presto e buona quarantena. Ciao!